Buongiorno a tutti, sono Nicola Primosic e oggi presenterò l'applicazione Storyboardette. Allora, qua abbiamo l'applicazione, quindi abbiamo la pagina iniziale, ovvero la home page della Storyboardette. La Storyboardette è nata come un'interfaccia, ovvero come un'applicazione per poter aiutare i docenti e gli studenti. Serve a creare fumetti ed è a creare quindi delle immagini virtuali che possono essere utili per spiegare lezioni, progetti in modo visivo e inoltre anche poter creare dei copioni come per video eccetera eccetera, quindi interattivi. Adesso vedremo come creare uno storyboard. Appena andiamo su creare storyboard ci viene subito visto quindi tre quadrati bianchi che noi andremo a riempirli con, insomma, lo storyboard, con quindi le ambientazioni, i personaggi e le varie altri oggetti che l'applicazione ci offre. Quindi l'applicazione ci offre, qua abbiamo cosa ci offre l'applicazione, che ci offre le scene, i personaggi, i testables, le forme, le web, tecnologia, le scienze e dopo alla fine abbiamo il caricare, quindi caricare il video. Adesso farò un esempio di uno storyboard. Quindi possiamo scegliere un'ambientazione a piacere e come vediamo ce ne sono innumerevoli. Quindi il storyboard that offre una vasta scelta di ambientazioni, come potete vedere ne scegliamo tre. Vedete, ci sono ambientazioni di tutte le categorie, c'è l'ospedale, scuola, città, quindi ci si può veramente scegliere delle location per le occasioni, per le presentazioni che vogliamo fare. Dopodiché andiamo sui personaggi. Personaggi, anche qua abbiamo da scegliere anche tipo la fascia d'età dei personaggi, ad esempio adolescenti, bambini, lavori, sport, quindi sia la fascia che le varie categorie di persone, diciamo così. Io qua ne scelgo due persone a caso per dare un esempio. E come vediamo, ogni volta quando puntiamo una persona ci si apre una finestra. In questa finestra ci è permesso di personalizzare il personaggio a noi scelto, quindi possiamo scegliere il colore dei capelli, il colore della pelle, degli occhi, eccetera, eccetera. Oltre a questo si può anche personalizzare dandogli determinate posizioni. Ovviamente ci sono anche dei filtri. E qua possiamo, diciamo, entrare ancora di più nella personalizzazione dei personaggi. Oltre ai personaggi, come ho detto già prima, abbiamo il testo Ables, quindi l'opportunità di dare delle nuvolette alle nostre persone, quindi di scrivere anche del testo. Dopo abbiamo le forme, come vedi le forme, le classiche forme geometriche. Web e tecnologia, tutti gli elementi che sono, tutti i simboli e elementi che sono collegati con questo settore, è uguale per scienze. Abbiamo le cellule, il cervello, insomma il DNA, quindi anche qua tutto quello che può essere collegato con la materia, quindi con la scienza. Finito il nostro storyboard, andiamo a salvarlo, che possiamo dare un titolo alla nostra creazione. In questo esempio darò il titolo XY e si può dare anche una breve descrizione sul perché o sulle nostre motivazioni di perché abbiamo scelto, insomma, del perché dell'esistenza del nostro storyboard, insomma, quindi i nostri pensieri riguardanti. Dopodiché semplicemente salviamo il storyboard sul salva il storyboard. Salvato, questo è più o meno quello che abbiamo creato, quindi salvato il storyboard online, andiamo sul download immagine che ci salverà dopo in
in PowerPoint o in PDF, insomma, nella, sotto la forma, sotto la tipologia di file in cui lo vogliamo salvare. Ho cercato di presentarvi questa applicazione nel tempo più breve possibile. Vi ringrazio e buona giornata.